alla fine degli anni 90, quando si andava a scuola per la ricreazione, c'è chi aveva il panino imbottito, chi aveva i crackers e chi aveva il panino con zucchero. Benvenuti su Ricette Flash, andiamo a realizzare questa versione di panino semplice, beh in realtà anche un pochino più complicato del semplice pane, dove va in regia lo zucchero tutto spiano, usanza che tra l'altro qui nel mio paese si è quasi persa. Beh, andiamo a vedere come realizzarlo. Per fare questi panini useremo 300 g di farina, 150 ml d'acqua, abbiamo 10 ml di olio, 30 g di zucchero, 8 g di lievito, 2 g di sale. Ovviamente poi per andare a creare la decorazione o appunto per aggiungere lo zucchero sopra i panini, aggiungeremo ancora altri 50-60 g di zucchero, niente di grave. Ok, quindi già ci siamo, mettiamo intanto tutti gli ingredienti qua dentro. A questo punto, lontano dal lievito, mettiamo il sale e aggiungiamo pure tutto l'olio, olio di semi. Potreste anche mettere l'olio d'oliva, ma secondo me non ci sta. Ok, vedete, il nostro impasto già prende e lo capovolgiamo così direttamente in pochi secondi. Allora, per impastare questi panini allo zucchero, molto tipici della nostra infanzia qui in Sicilia, non serve tanto, ragazzi. Continuiamo così a impastare per almeno un 6 minuti, 5-6 minuti. L'impasto incomincia a essere più duro. A questo punto possiamo decidere se continuare a lavorare o fare eventualmente delle pause, almeno un paio di pause a 20 minuti di distanza una dall'altra, e continuare a lavorarlo. Ma l'impasto deve essere bello consistente, vedete? È pane, non è altro. Quindi lo lasciamo così un'oretta e dopo continuiamo a lavorare. Bene, così dopo un po' di tempo, vedete, i panini prendono più forma e adesso l'impasto lo possiamo gestire ancora meglio, vedete? Guardate, guardate quanto, anche se non è ovviamente un impasto morbido, non è un impasto molto idratato, ma possiamo raffinarlo bene, vedete? Così. Quindi adesso a questo punto non ci rimane che aspettare che lieviti. Lo metto qua dentro e metto anche la pellicola, così anche più tranquillo. A dopo. Bene ragazzi, per completare i nostri panini con zucchero, vedete l'impasto è bello, bellissimo, anche se è un impasto alquanto duro, è rimasto ottimo. Quindi prendiamo la teglia dove andiamo a mettere questi panini, ne facciamo 5. Allora, adesso per fare i panini potremo fare così semplicemente: tagliamo in questo punto senza tanto sconvolgere l'impasto, quindi tagliamo a metà, magari una metà, un po' meno metà. Ok, 1 2 3, 1 2 3 4, e il quinto dovrà dare aiuto ad altri, un po' troppo grande. Allora, a questo punto, vedete, così, senza tanto andare a rovinare la lievitazione che ho già preso, ma eventualmente se volete anche lo potete abbattere, non fa niente, andiamo così, spingiamo nel basso e facciamo questi panini semplici semplici, che in ogni caso dovranno lievitare un'altra oretta. Dovremmo poi anche, prima di infornarli, andare a cospargere lo zucchero semolato, di sopra. Lasciamoli in altezza la loro composizione. Potremmo anche fare così, cioè non è un problema, possiamo lavorarli anche così, il famoso staglio a mozzarella. Ma io vi dico sempre le strade più semplici, più facili per fare a casa,
con le cose di casa, senza impazzire, senza andare a comprare una cucina professionale. Realizzazioni semplici. Questo possiamo fare con l'altro metodo, quindi questi sono i due metodi, 1, 2, 3. O addirittura potreste anche tagliarli semplicemente così come sono, non è un problema. Li schiacciamo e li lasciamo qui. Questo qui un attimino lo lavoro meglio. Devono essere chiusi, l'impasto deve essere compatto sia sopra che sotto. Un attimino li schiacciamo. Sì, vanno schiacciati un po'. Purtroppo questa teglia è un pochino ai bordi alti, ma va bene così. E siamo pronti. Si possono infornare e vi faccio vedere dopo. Intanto aspettiamo almeno un'altra ora. Devono aumentare. I nostri panini hanno lievitato. Adesso dobbiamo aggiungere lo zucchero. Vi spiego tutto. Andiamo adesso a mettere lo zucchero. Quindi questo è del semplice latte che andiamo a cospargere con un pennello. Allora dobbiamo essere molto soft in questa parte della ricetta, dobbiamo essere proprio la mano bella leggera, e quindi andiamo a mettere il latte. Mi raccomando, il latte non dovrebbe essere freddo freddo, meglio se a temperatura ambiente. Quindi una volta fatto questo posiamo il pennello, prendiamo un piatto dove mettiamo lo zucchero e praticamente prendiamo il panino leggermente da sotto e lo andiamo a passare così nel piatto, così siamo sicuri che lo zucchero andrà dappertutto, e voilà, lo riponiamo nella teglia. Quindi continuiamo così. Dopo questo passaggio un attimino aspettiamo ancora, stiamo molto attenti che non perda la lievitazione, va bene? Quindi continuo. Ecco che appunto il latte va a attaccare tutto lo zucchero, altrimenti poi rischiamo che se lo zucchero va tutto nella teglia si brucia. Ok, semplicemente così, girando il panino dentro un piatto. E vabbè, questo l'ho visto fare agli amici fornai. E così semplicemente abbiamo finito. Quindi posizioniamo i panini bene, vogliamo un altro po' di zucchero sopra, così proprio lo possiamo volendo ancora mettere. E in questo caso lo zucchero non dovrà sciogliere, quindi il forno dovrà andare nella parte bassa del forno. Ok, inforniamo 200 gradi 6-7 minuti, forno ventilato, e possiamo infornare i nostri panini allo zucchero. Ragazzi, i panini allo zucchero sono pronti, guardate che sono venuti belli e non vanno cotti tanto, attenzione perché sennò lo zucchero poi si scioglie, e sono perfetti, soffici, deliziosi. Adesso lo tagliamo. Quindi al momento della verità ne tagliamo uno, ecco preso. Vediamo come saranno all'interno. E beh, all'interno sono perfetti, no? Come dei panini, perfettamente morbidi. Vedete quanto sono belli? Allora che fai? Provi anche tu questa ricetta? Fammi sapere. Ti tocca pure assaggiare, no? Vediamo, vediamo. Buonissimo! Mamma mia, che delizia! Davvero semplice e delizioso questo panino, che si può usare anche accompagnandolo addirittura con della marmellata, e per i più golosi anche con la Nutella. Ci vediamo qui, vi ricordo che Ricette Fresh si cucina in un lampo. Alla prossima!